Ciao utenti, a parola ragazzi, qua Max, sono Jimmy Carlo, sono da soli, sono qui a presentare il mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video abbastanza tattico, perché diciamo è il terzo mio squad builder della squadra buggata. Perché io vi avevo promesso di fare tre video: uno per relativo ad una squadra buggata da 50.000 crediti, uno relativo ad una squadra buggata da 100.000 crediti, e infine mancava quello della squadra buggata da 150.000 crediti. E ragazzi, infatti oggi sono qui a presentarvi quel video. Allora ragazzi, innanzitutto ci tengo a dirvi di passare da FIFA con se siete interessati a comprare crediti di FIFA. Secondariamente vi dirò che oggi magari sulla tarda serata caricherò un altro video, perché se escono i Team of the Year farò sicuramente proprio subito un pack opening abbastanza tattico. E poi altra cosa, c'è da dire una piccola cosa, c'è da fare una piccola precisazione prima di iniziare a far vedere questa squadra. Ragazzi, c'è da dire che quando si iniziano ad alzare le cifre delle squadre, o meglio il budget, cosa succede? Ovviamente più il prezzo si alzerà, meno giocatori buggati ci saranno, perché noi sappiamo che i giocatori buggati sono quei giocatori che costano poco e sono delle bestie. Quindi in una squadra a 150.000 crediti è già difficile mettere giocatori oro buggati, perché vabbè, gli argento, si sanno, gli argento forti e buggati costano a palate, eh. Comunque, bando ai sensi, Sancio, andiamo, partiamo subito. Ragazzi, questa squadra inventata da me è magicissima. Ed appunto ve la porto con un 3-5-2, perché è il modulo che utilizzo. Se volete, questa squadra si può anche cambiare, però ovviamente bisognerà fare dei cambi radicali. Comunque, iniziamo subito. Allora, in porta, ragazzi, utilizzo Neuer. Finalmente è tornato il Neuer che io ho sempre desiderato che tornasse. Questo perché se vi ricordate, io una volta avevo detto che appunto non era più il Neuer di una volta. Ma questo perché aveva la chem mezzista e sbagliata. Infatti mi avete detto, quindi vi ringrazio alla grande, che se a un portiere date la chem mezzista e lo scudo, questo inizia a far veramente schifo. Ed è proprio vero, perché poi l'ho venduto, l'ho ricomprato comprando la chem mezzista e il gatto. E ragazzi, è una bestia, fa veramente paura, cioè è illegale, è da carcere. E quindi ragazzi, fortissimo. Passiamo subito alla difesa. Allora, da una parte utilizzo il magico Benatia, che ho dovuto ricomprare dopo averlo perso nell'ultimo pink pale, che ahimè non ha fatto il successo che io desideravo, mannaggia la salsiccia. Comunque ragazzi, Benatia, niente da dire, veramente forte. Lui e Brunucci If sono magici, sono veramente forti, mi sono piaciuti un sacco, ve lo consiglio alla stragrande. Se vedete ragazzi quel vecchio Benatia, poi non so perché alcuni telecronisti dicono Benatia, anzi se lo sapete fatemelo sapere, l'ho pagato 50.000 crediti. Questo cosa significa? Come vi avevo detto, si sta appunto iniziando questo market crash, questo crollo dei prezzi dovuto appunto all'uscita del Team of the Year. Comunque passiamo invece agli altri difensori centrali. Allora, in mezzo utilizzo il magico Dante. Ragazzi, sapete che io sono ormai un suo fan della Divina Commedia, no? Cioè, in ogni video incluso Dante faccio questa battuta, è terribile. Comunque Dante, ragazzi, mi piace veramente tanto, sempre pagato 4.700, perché è sempre quel Dante, 61 partite giocate, 3 gol e 3 assist, mamma mia. No ragazzi, veramente forte, mi piace un sacco. Ma passiamo invece all'altro difensore centrale. L'altro difensore centrale non l'avevo mai usato. Devo dire, me lo aspettavo un filo meglio, perché ero abituato al Felipe Santana di l'anno scorso, però anche lui non posso dire che non mi abbia deluso. 2 partite, 0 gol, 0 assist, 81 velocità, 43 tiro, 51 passaggi, 43 dribbling, 76 di difesa, 84 colpi di testa. L'ho preso con la chemistra del Sentinella, pagandolo solamente 1200. Ve lo consiglio, sì ragazzi, qualità prezzo è ottimo, però se devo essere sincero, io me lo aspettavo un filino meglio. Passiamo invece al centrocampista difensivo. Allora, da una parte utilizzo Marchinho, se non erro, ve l'avevo già fatto vedere nell'ultimo squad builder, e devo dire ragazzi che la tesi conferma l'ipotesi, non mi ricordo, l'ipotesi conferma la tesi, non lo so. Però ragazzi, come previsto e come chiamano così, lui è veramente forte, mi sta piacendo sempre di più, quindi ve lo consiglio alla stragrande. Passiamo invece all'altro CDC, che è brasiliano, e non dico che sia sconosciuto, ma è veramente underused. Infatti sto parlando di Juicy Lay. Juicy Lay, ragazzi, l'ho pagato solamente 650, perché appunto l'ho preso con la Chemistal gladiatore integrata, gladiatore che aumenta 3 difesa, 2 di tiro. Ragazzi, non me lo
aspettavo così. Mi piace veramente, in due partite mi ha fatto addirittura un gol. Ve lo consiglio alla stragrande, perché proprio pagare un giocatore così buono, così forte, è veramente un affarone. Passiamo subito all'esterno destro. All'esterno destro, ragazzi, utilizzo Hulk. Hulk, ragazzi, che su questo gioco ha delle statistiche che sono qualcosa di awesome. Veramente è forterrimo. Ha tipo... aspettate che lo vado a cercare. Intanto ditemi un po', secondo voi chi lo vincerà il pallone d'oro? Cristiano Ronaldo o Piscitella? No dai, si sa che lo vincerà Piscitella. Comunque ragazzi, ha 90 di forza, poi tipo ha 83 controllo palla, 81 nei tiri a cross, nei cross, 82 nel tiro a giro, 84 di dribbling, 86 di finalizzazione e 84 nella precisione dei rigori. Quindi è veramente una bestia. L'unica cosa, le due stelle di piede debole. Ecco, comunque l'ho pagato 10.500 in tre partite, ma ha fatto un gol. Passiamo invece all'esterno sinistro. Esterno sinistro, ragazzi, scusate, esterno sinistro, ragazzi, utilizzo il magico dove sei ES, eccolo, Gervinho, ragazzi, che anche lui, no, lui non so se l'avevo wagerato, no, non l'avevo, sì, non mi ricordo, no, lui non l'avevo pink palato, infatti mi sembra che l'abbia preso da un po'. L'ho pagato 30.750, ragazzi, devo dire che Gervinho mi piace veramente tanto, perché... cioè, è un 80 con delle statistiche di un 84. Quindi, ragazzi, ve lo consiglio alla stragrande. 3 partite, 2 assist e 0 gol. Però, che assist. Passiamo invece alla parte offensiva di questa squadra. Come COC, infatti, utilizzo De Bruyne, ragazzi. Non so se vi ricordate, ma questo giocatore l'ho già utilizzato nel mio primo squad builder di tutto FIFA 14. Ragazzi, vi avevo detto che sarebbe stato uno dei miei giocatori preferiti. E anche qua non mi ricordo se ipotesi conferma la tesi o tesi conferma l'ipotesi. Lo è stato. 79 di velocità, 79 tiro, 80 di passaggio, 82 di dribbling, 54 di difesa, 55 di testa. E queste statistiche per un COC non sono affatto male. In più, se considerate che questo COC è d'oro, non raro, e costa solo 1300, cioè dite proprio, questo è buggato, è da carcere, è buggatissimo. E 3 partite mi ha fatto un gol e mi è piaciuto assai. Infatti anche 4 stelle di mossa, 5 stelle di piede debole e 4 stelle di mossa abilità. Cioè, un qualcosa veramente da carcere. Passiamo subito al reparto più offensivo della squadra, i due attaccanti. Quali sono questi attaccanti? Allora, da una parte utilizzo Samuel Eto'o, ragazzi, che se vi ricordate, ormai questi tutti i miei video sono un qualcosa dove c'è da mettere in gioco il cervello per ricordarsi qualcosa. Se vi ricordate, io l'avevo preso ma non mi era piaciuto, e devo dire, mi rimangio le parole che ho detto. In 3 partite mi ha fatto 2 assist e un gol. Ragazzi, l'ho pagato solamente 22.000, ai tempi ne costava 60. Ve lo straconsiglio perché ha un buonissimo rapporto qualità-prezzo. È un giocatore con 91 di velocità, 86 di dribbling, infatti ha 4 stelle di mossa abilità e 81 di tiro. Va provato, soprattutto, non dico che costi poco, però soprattutto si ha quel costo, ecco. Invece l'altro attaccante, considerato dall'IE il giocatore diciamo più utilizzato da tutti i suoi utenti, infatti utilizzo Christian Benteke con la Kevin Style cacciatore, alto 192 cm, ma non d'altezza da seduto, ma da sdraiato. Non mi ricordavo più la battuta, è qualcosa di tattico. 3 partite, 2 gol e un assist, proprio il contrario, si completano a vicenda, ragazzi. L'ho pagato solamente 3.500 e ve lo straconsiglio. Adesso magari vi faccio vedere un po' di gol, magari non facciamo come l'altra volta che ho fatto un fail tremendoso. E poi, ragazzi, vi volevo dire, vi prego, smettetela di scrivere i messaggi riguardo al Team of the Year, perché ho già fatto un video riguardo di quello. Comunque adesso vi spiego un attimo che cosa succederà stasera. Allora, stasera ci sarà la premiazione del pallone d'oro, successivamente o prima, non mi ricordo, poi quello del miglior gol dell'anno, e infine la miglior squadra dell'anno. La EA coglierà questa occasione per far uscire il suo Team of the Year. Una volta uscito il Team of the Year, cosa succederà? Questi giocatori i giocatori che ne fanno parte si potranno trovare nei pacchetti. Moltissima gente vuole trovarli, o almeno cercare di trovarli, perché la possibilità è veramente infinitamente piccola. E come fa ad aprire questi pacchetti? Venderà tutti i suoi giocatori. Quindi mettete caso, ci sono una marea di oggetti all'asta, stessi giocatori messi a prezzi svariati. Ma a prezzi svariati, uno come fa a venderlo? Deve ovviamente metterle, o come fa a venderli in fretta? Deve metterli ad un prezzo inferiore di quelli che ci sono già. Quindi, così facendo, chiodo, schiaccia chiodo, ci sarà un ribasso dei prezzi dei giocatori assurdo. Quindi, ragazzi, vendete la squadra il prima possibile, vi consiglio, prima di stasera. Quando comprare invece i giocatori, quando saranno al loro prezzo minore, allora, o già da stasera stesso, anzi stasera sul tardi, ragazzi, perché appena usciranno tutti spacchetteranno subito e metteranno tutto all'asta. Quindi o stasera sul tardi, oppure io vi consiglio di aspettare quando uscirà tutta la squadra il primo giorno, perché tecnicamente parlando dovrebbero uscire prima i difensori, poi centrocampisti, infine gli attaccanti, e poi dopo tutte queste uscirà la squadra. Io vi consiglio di appunto comprarvi i giocatori per fare una squadra il giorno in cui uscirà tutta la squadra. Però ovviamente questi sono consigli, o meglio sono opinioni soggettive, variano da giocatore a giocatore.
colore, ecco. E quindi questo l'ho detto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi inviterei magari a lasciare un bel mi piace, anzi per favore mettete un mi piace, arriviamo, vi prego, a 1300, anzi se arriviamo a 1100 entro stasera io, appunto se uscirà l'ultimo of the year, sicuramente caricherò un video appunto anche questa sera, quindi pensate, sarà il mio primo giorno in cui caricherò due video nel giorno, appunto se però questo video raggiungerà i 1100 mi piace. Comunque ragazzi, la smetto di parlare perché il video si sta allungando alla grande, quindi detto questo, ricordate di usarla questa squadra, di farmi sapere cosa ne pensate e poi magari se fatemi sapere se avete provato sia quella da 50.000 che quella da 100.000 che quella da 150.000 che io appunto vi ho consigliato, e fatemi sapere quale secondo voi è la più forte. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi dico potente, a palla, al prossimo video, bolla!